Ma prima di tutto italia.info se lo chiamerei italia.com perché mi sa che, o italy.com perché mi sa che gli stranieri lo capirebbero di più di italia.it. Secondo, non rimetterei il video in cui con un italiano, un inglese maccheronico, un esponente politico del passato, incitava a venire in Italia, ma scherzi a parte. Italia.it secondo me, o comunque si chiamasse, deve nascere totalmente aperto, dal basso, in ottica puramente 2.0, per esempio Wikipedia, dove, cioè, l'Italia potrebbe essere descritta da chi la vive. Ormai è un paese che si presta perfettamente ad essere descritto da chi lo abita, no? O anche dal turista che ci viene, perché spesso e volentieri, io sono originario del lago di Como, ci sono dei paesini sul lago di Como, che tipo Varenna, che adesso conoscono in tanti anche gli italiani, ma se ci si va fuori stagione è pieno così di tedeschi e di inglesi, l'hanno scoperto molto prima degli italiani. Per cui il fatto di aprire una piattaforma, ci metti una mappa sopra e dai la possibilità di scrivere, infilarci la foto presa col cellulare, di infilarci il video preso con la telecamera, di farci qualcosa, che è un aspetto della prenotazione che è un aspetto che fa un po' discutere in Italia ogni volta che la bambina dice la parola commercializzazione, quando è già la prima M di com. Partono subito gli strali degli operatori turistici, secondo me correttamente, perché rivendicano per sé l'agenzia di viaggio, tour operator, la responsabilità di vendere il contenuto turistico. E questo è sicuramente vero. Forse la commercializzazione potrebbe essere aperta nei paesi stranieri, dove invece tu pensi all'utente americano che trova sul portale italia.it qualcosa che gli interessa e poi non lo può prenotare. Deve uscire, entrare nel mare magnum di Google, digitare qualche keyword, cercando di provare a raggiungere quella cosa che voleva prenotare. Diventa un po' lunghetto, tra l'altro Google ha pubblicato l'anno scorso, così era luglio penso, quelle statistiche per cui chi ha fatti 100, chi cercava negli Stati Uniti Italia mare, solo 40 di questi sono finiti in Italia mare, gli altri 60 sono finiti in Spagna e in Francia, perché su internet hanno trovato più facilità di andare a prenotare e trovare i posti così.